se non lo facevano anche sulla RAI, che appunto ci teniamo a ricordare è l'informazione pubblica di questo paese, e ovviamente loro è chiaro che stanno già cominciando a come programmare la campagna elettorale sulla RAI, ed è chiaro che vogliono creare, esattamente come faceva Berlusconi, maturare ancora quest'idea del cittadino passivo e consumatore, un cittadino che non potrà mai decidere liberamente finché non avrà la libertà e l'accesso all'informazione pubblica e libera soprattutto. Grazie. Grazie, onorevole Davilla. Baroni. Grazie Presidente. La ragione per cui questo emendamento, che è un semplice emendamento che sarebbe degno di qualsiasi codice deontologico di una società privata o di un ordine professionale, probabilmente li troviamo nei codici deontologici. Noi cerchiamo di elevarlo a standard di legge, e la ragione per cui voi non accoglierete questo emendamento, perché è proprio una ragione ontologica. La ragione è che voi siete la matrice dei conflitti di interesse di questo Paese, ed essendo la matrice di questi conflitti di interesse non potete fare delle norme come per esempio la legge Severino, che diventano poi dei granelli di sabbia all'interno di un meccanismo unto, bisunto e trisunto, di favori e controfavori che vengono continuamente scambiati. Figuriamoci se nella questione Grazie. Della libertà di stampa al 70° posto voi vi mettete dei granelli di sabbia nel vostro meccanismo partito politico. Grazie. Grazie. Non credo di aver dimenticato nessuno tra coloro che si sono iscritti. Non ho altri iscritti, quindi... Onorevole Palesi, prego. Sì, grazie Presidente. Prendo la parola perché, ad onore del vero, questo non è un semplice emendamento. Si è molto discusso, cioè il Parlamento sta analizzando, sta discutendo e quindi eventualmente approvando, c'è una riforma della RAI. E in questo contesto si è parlato molto del ruolo, cioè che la Corte Costituzionale più volte ha ribadito e assegna al Parlamento in questa riforma o in queste modifiche della legge precedente Gasparri, come si voglia. Il Parlamento sta intervenendo, cioè, l'hanno proposto i colleghi il 271, Fico ed altri, cercandoci di stabilire, di fissare alcune regole che racchiudono meritocrazia e competenza, deontologia e trasparenza. Io sono molto meravigliato della contrarietà del governo e della maggioranza, cioè, che porta avanti questo provvedimento, perché posso comprendere anche che forse qualche modifica, qualche